Il Musiconio presenta. Un uomo che fa incazzare tutti. Andrea Frecci. Vediamo un attimino, eh. Vediamo. Pronto? Sì, pronto. Che è la ditta per le restaurazioni? Sì, buonasera, mi dica. Ma niente, allora, io devo fare delle restaurazioni un po' particolari. Sì. Volevo sapere come funzionava per restaurare tutto quanto, insomma. Beh, dipende lei che cosa deve fare, che cosa deve ristrutturare, tutta casa, o su un balcone, o una camera. Mi dica lei. Come funziona proprio la restaurazione? Perché siccome è un lavoro un po' particolare, no? Sono due cose un po' rotonde. Volevo sapere, insomma, come funzionava, quanti siete, come mi muovete. Io comunque ho paura a fare con un restauro del genere, capisce? Senta, scusi, mi dice che lavoro deve fare? Perché io se due cose rotonde ancora non ho capito. Allora, ma io spiego. Io mi sono rotto le palle. Quanto ci vuole per restaurarmele? Oddio! Ma me sbaglio o ho capito male? No, no, ho capito benissimo. Quanto ci vuole per restaurarmi le palle? E vai! Senti, Appello, scusami un attimo, ma che oggi hai deciso di rompermi proprio i coglioni a me? Ma come ti permetti a dire certe cose? Qua c'è sta gente che sta a lavorare e tu dici ste cose così, dici. A testa te c***o. E mica è colpa mia che voi fate i restauri, scusa. C'è scritto ditta di restauro. Io mi sono rotto le palle, me le voglio restaurare, scusi, faccio il lavoro suo. La testa di c***o, ma dimmi indossai che te spacca il culo appena te vedo. Ma guardate che gente del c***o. Scusi, ma perché adesso devi arrabbiarsi così? Io ho fatto una domanda per restaurarmele, quanto ci vuole, e mi risponde male. Pure mi risponde male, scusi, eh. Ah, pure, tu fai l'ignorante, mi chiami, che io sto a lavorare, mi stai a rompere i c***o, mi dici queste cose così, mi dici. Vabbè, pure ragione, tu sei proprio scemo, vatti a fare i coverau. Vabbè, senta, guardi, io non c'ho tempo da perdere. Allora, voglio sapere solo un'ultima cosa. Diciamo che mi spaccano il buco del culo. Oddio! Quanto ci vuole per restaurarmelo? Ancora testa di c***o, ma che c***o stai a Dio? Pezzo di merda, ma come c***o ti permetti? Ma va a f***o, t'azzarda più a chiamare sto numero, pezzo di merda. Se ti acchiappo tu restauro io il culo. Ma dimmi in tuo abiti che te venga a cercare, murta. Vabbè, allora, famo così, mo restaura lei, allora incontriamo, se no. Dimmi, quando te pare a che ora, pezzo di merda. Vabbè, sta calmo, famo così. Fra un po' ti richiamo, tu sta tranquillo. Così almeno ci organizziamo per domani, va bene? Ecco. Ma fa un po' come c***o te pare, tanto mo il numero ce l'hai, chiamami. Se vediamo, se damo una punta e poi ne parliamo a quattro occhi di persona. Ricordate che tu però hai parlato con Andrea, eh? Oh, ma Andrea chi? Oh, oddio, Andrea chi? Adesso si arrabbia. Chi, lo so. Chi, lo so. Sto cazzo! A pezzo di merda, azzarda più a chiamarmi che te spacco proprio il bucio. Bene. E che se mi richiami e venga sapendo abiti e so chi sei, te stacco proprio la capoccia dal collo. Bene. A pezzo di merda, tutto un c***o. Ma va a f***o. Andrea Frecci. Andrea Frecci.